a tutti dancers e bentornati oggi. Allora, una domanda che mi viene fatta spesso, fortunatamente non tanto spesso devo dire, è quanto è importante la coreografia nel ballo. Allora, in qualche video precedente io ho già detto la mia opinione sulla coreografia. È molto importante, per l'amor di Dio, però dobbiamo sapere anche come muovere il nostro corpo all'interno della coreografia. Tante coppie, soprattutto quelle un po' più principianti, diciamo, che fanno competizione, si fissano sulle coreografie particolareggiate delle grandi coppie di campioni. Allora, quello che crea il campione non è tanto la coreografia, ma è la sua competenza nel muovere il proprio corpo. Cosa vuol dire? Che io posso essere bravissimo quanto volete, ma se non sono coordinato e se non ho acquisito degli skill in precedenza per poter muovere il mio corpo in quel determinato modo, qualsiasi coreografia non darà giusto seguito al mio movimento. Sicuramente la coreografia è un mezzo per far arrivare il messaggio della vostra coordinazione e della vostra percezione del movimento e del corpo. Quindi quello che dico sempre è, sì, la coreografia è importante per mettere in evidenza alcuni aspetti delle vostre particolarità, ma dall'altra parte ci vuole un grande studio, soprattutto delle tecniche di base, per arrivare ad evolvere il movimento e sicuramente evolvere la conoscenza del proprio corpo, in modo tale da poter ovviare il movimento in quella determinata coreografia nel modo migliore possibile. Quando vediamo le grandi coppie, i grandi campioni, anche del passato e del presente sicuramente, che finiscono la finale e mentre ballano sembra che si divertano, sembra che sorridono, sembra che sono allegri e freschi. Provate a vedere quelle stesse coppie quando escono dalla pista alla fine dell'ultimo ballo, che siano essi standardisti o che siano essi latinisti. Quando escono, anche loro sono sudati, anche loro sono stanchi e affaticati. Perché questo? Perché la coreografia è sempre un esercizio fisico altamente dispendioso in termini energetici. Quindi quello che fanno vedere da fuori è la loro coordinazione e la facilità in cui muovono il corpo attraverso quei passi e quell'amalgamazione di figure. Ma sicuramente stanno apportando un grosso sforzo e un grosso dispendio energetico per poterlo muovere. Questo dovuto anche alla coordinazione, alle abilità acquisite e alla pratica che hanno fatto intorno a quei passi. Quindi, rinforzando il mio messaggio è vero che la coreografia è importante, ma dobbiamo andare a capire bene come muovere il nostro corpo, come far interagire ossa e tendini all'interno delle nostre leve per poter svolgere quell'amalgamazione di passi nel modo migliore possibile. Quindi, quando il vostro maestro... Quando voi chiedete una nuova coreografia, ma il vostro maestro insiste dicendo va bene, ripetiamo la base, non vi lamentate e non pensate che quel maestro è un buono a nulla. Sicuramente la base sarà il gradino di partenza del vostro successo, ma sarà un gradino che ritroveremo sempre. Io mi ricordo nel passato, tante volte che avevo delle problematiche con delle determinate figure, il mio maestro mi chiedeva sempre di riprendere dalla base di valzer lento e io non riuscivo a capire perché, per risolvere quella figura in equilibrio al quickstep, questo benedetto maestro mi chiedeva di ripartire dalla base del valzer inglese. E devo dire che quando mi sono ritrovato dal lato opposto, quindi a dover interagire con le mie coppie e cercare di risolvere il problema a loro, ho capito che effettivamente fare qualche passo indietro e tornare sulle abilità primarie dovute al dispiego della base era la cosa fondamentale da fare. Quindi mi sono ritrovato anch'io ad utilizzare le stesse metodologie che mi fecero arrabbiare qualche anno prima, ma ho dovuto riconoscere che erano le cose fondamentali. Quindi per questo vi esorto a dire: non pensate che la coreografia sia la cosa fondamentale, ma utilizzate la coreografia come mezzo per far arrivare le vostre abilità di base alle persone che vi guardano. Il messaggio deve essere il più lineare e il più semplice possibile, ma l'applicazione per svolgere quella determinata coreografia sarà la cosa più tremenda che dovete fare e la cosa più ricorrente che dovrete fare per lungo tempo, per tante ore, fino ad ammorbidire il più possibile il risultato finale per poterlo trasmettere in pubblico. Ciao a tutti!